Finalmente il coniglio Pasquale e la colomba sono arrivati. Siamo a Pasqua. Pronti ad aprire le uova? State facendo la caccia alle uova? Perfetto. Pronti per l'agnello di tutti i tipi, la torta pasqualina, le macedonie con la panna, il gelato e tutti i chili che avremo al ritorno? Sì, signore! Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Sì, signor capitano! E andiamo. Che qui dobbiamo fare festa, finalmente il signore è risorto. Perciò, let's go! Diego Dabber21, salve a tutti! In questo nuovo video per celebrare la Pasqua interpreterò Michael Jordan in Space Jam del 1996 di proprietà Warner Bros. Spero che questo video vi piaccia. Un cilbriciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber21. Dub is the world è il mio motto. Buona visione a tutti! Spero che il video vi piaccia. Perché si va a incominciare? Qualcuno di voi ha giocato a pallacanestro almeno una volta? Io so giocare. Voglio fare un provino per entrare in squadra. Ciao, mi chiamo Lola Bunny. Lola? Sì? Piacere. Io mi chiamo Box. Facciamo una partitina uno contro uno, bambola? Bambola? D'accordo, in campo. Box. Ti seguo. Ti petto caliente. Male. Sei pronto? Sì. Non passi, non passi. Quella ragazza del talento. Che classe sei passata? Sì. Non chiamarmi mai più bambola. Ricevuto. Ciao, mi ha fatto piacere giocare con voi. Bella figura. Si vede benissimo che è già pazza di me. Benissimo. Va bene, dammi la palla. E dunque, questo era il mio doppiaggio di Michael Jordan da Space Jam del 1996, gemma tecnica mista della Warner Bros. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un cilbriciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber21. Dub is the world è il mio motto e ci vediamo a prestissimo con tantissimi nuovi video. Ciao, fate i bravi, muah, e statemi bene, mi raccomando. Buona Pasqua a tutti quanti! Qualcuno di voi ha giocato a pallacanestro almeno una volta? Io so giocare. Voglio fare un provino per entrare in squadra. Voglio fare un provino per entrare in squadra. Ciao, mi chiamo Lola Bunny. Lola? Sì? Piacere. Io mi chiamo Box.
Facciamo una partitina uno contro uno, bambola. Bambola? D'accordo, in campo, Bugs. Ti seguo. D'accordo, in campo, Bugs. Ti seguo. Tippetto caliente. Mica male. Sei pronto? Sì. Non passi, non passi. Quella ragazza ha del talento. Che classe è passata? Sì. Non chiamarmi mai più, bambola. Ricevuto. Ciao, mi ha fatto piacere giocare con voi. Bella figura. Si vede benissimo che è già pazza di me. Benissimo. Certo, aspetta e spera. Si vede benissimo che è già pazza di me. Benissimo. Mewi. Va bene, dammi la palla. Mewi. Va bene, dammi la palla. Che Queen, ragazzi. E soprattutto che entrata in scena veramente badass. Le altre incarnazioni di lei, a parte forse quella chef del nuovo cartone dei Tiny Toons, semplicemente non le rendono giustizia. In modo particolare quella dei Looney Tunes Show del 2011, quando l'hanno resa lo stereotipo della bionda cretina, con un pizzico di stalker da ordinanza restrittiva. Poveri noi. Qui invece avete visto come spacca, una cestista ganzissima. Qui non è solo un bel visetto, gente. E se qualcuno osa chiamarla bambola... Bambola? Con occhi di fuoco gliela fa vedere lei la bambola, quell'assassina. Capito? Non chiamatela mai bambola, grave errore. Soprattutto la sua entrata in scena avviene dopo l'allenamento dei Looney Tunes super fruttuoso. E per super fruttuoso intendo dire il più grande schifo della storia del basket, della storia dello schifio, cheat. Beh, almeno qui gli storici avversari dei Looney Tunes non cercano di scannarsi a vicenda. Meglio risolverle così le vostre divergenze, no? Però Daffy con il bel culetto cheat spennato, mezzo arrostito come la agnello di Pasqua e a cui se notate parte pure una renza. E poi per il resto c'è Yosemite che fa Yosemite, cioè spara a destra e a manca, e ovviamente Beep Beep è praticamente inarrestabile col pallone e inganna il suo storico rivale Willy il Coyote con il caro vecchio trucchetto del passaggio finto. Naturalmente Willy, che non impara mai, ci casca come una pera cotta. Questo finto passaggio cartunescamente si riavvolge come una cartina geografica e Willy diventa praticamente un involtino primavera. Lezione di cinese per voi. La partita 1-1 Bugs contro Lola, comunque, se così si può chiamare, perché lo straccia più della stracciatella. A questo momento in cui Bugs si sente un po' Gandalf e praticamente dice: non passi, non passi! Tu non puoi passare! E invece alla fine passa. Tanto che si sente uno dei Looney Tunes commentare in sottofondo: è passata! Ma poi che soddisfazione, cioè ha battuto l'icona della Warner Bros. In persona. Sarebbe per me come giocare a tennis con Topolino, che è l'icona Walt Disney, e stracciarlo. Soprattutto quando tutto avvolto come un fazzoletto usato gli dice: sì. Non chiamarmi mai più bambola. Ricevuto. Con tanto di backflip fighissimo con le orecchiette da coniglietta. A Bugs sembra comunque non infastidire la cosa di aver perso contro una ragazza. Talmente era stregato dalla fisionomia di costei. Sei cotto, sei cotto. Aspetta. Sei cotto, sei cotto. Sì, sei va bene, cotto, va cotto, bene. Cricchetto, basta. E poi prima della partita come le corre dietro proprio con gli ormoni a fuoco. E Titi che mima il gesto di spegnere una fiamma con la sua coda, dicendo: tippetto caliente.
Oh, ragazzi, ho sempre adorato Titti. Anche se da bambino credevo sempre fosse una femmina. Vabbè, questa è la scena principalmente che ci introduce a quella che sarà la queen del film. E poi, vabbè, ho già parlato molte volte di questo film, di Space Jam, di questa gemma del 1996 della Warner Bros. Nato da uno spot pubblicitario dell'epoca con Michael Jordan e i Looney Tunes, e che vede appunto Michael Jordan fare da coach ai personaggi dei Looney Tunes che stanno per affrontare una partita basket con degli alieni che vogliono schiavizzarli. Ho già parlato molte volte dell'animazione fluida, della Bardel Entertainment, delle musiche celestiali, in primis I Believe I Can Fly o Fly Like an Eagle di Seal, delle eccellenze del cast vocale non. Tra gli attori abbiamo per esempio Wayne Knight, in italiano Roberto Stocchi, oppure anche Bill Murray. E nel cast vocale invece abbiamo Billy West, Cat Susie, Bill Farmer, che è praticamente la voce originale di Pippo. Gosh! June Foray, che come sempre fa la nonna, di Bradley Baker, Bob Bergen e così via. E per l'antagonista principale, Schwackhammer, il boss dei Nerdlax, abbiamo invece, udite udite, Danny DeVito. Sì, i Nerdlax vengono allenati da niente meno che il Pinguino. E poi vabbè, a elencare tutte le star del doppiaggio italiano qui presenti, cioè ci metterei fino alla prossima di Pasqua: Massimo Giuliani, Massimo Corvo, il già citato Roberto Stocchi, il compianto Glauco Onorato, Marco Mete, Fabrizio Vidale, Laura Lenghi, le due sorelle Latini, Ilaria e Laura, Marco Bresciani, Neri Marco Re, Monica Ward, Roberto Pedicini, il compianto Vittorio Amandola, Gerolamo Alchieri, Leslie La Penna, quello famoso per essere la voce italiana di Brian Griffin. E tra le guest star che hanno fatto un lavorone per i loro personaggi pur non essendo doppiatori di professione, segnaliamo la presenza di Simona Ventura per Lola Banni e il compianto telecronista sportivo Giampiero Galeazzi nel ruolo di Schwackhammer. Che dire, una gemma della mia infanzia senza tempo. Non come Looney Tunes Back in Action, ma sempre una gemma della mia infanzia. Beh, sicuramente un cult per chi è cresciuto negli anni 90, soprattutto per Lola Banni, scommetto soprattutto per lei. La sua versione in Space Jam New Legends non le rende giustizia per niente. Poi vabbè, Space Jam New Legends è da evitare come la peste. Cioè proprio da quel film non c'è da starci lontano, c'è da starci proprio far 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 away. C'è da starci lontano la stessa distanza tra l'Australia e l'Italia. Beh, insomma, ci siamo capiti? Quel film X per me è no. Nein, non, niet. Ovviamente ulteriori dettagli su questo film, anche se adesso mi sembra di essere stato già abbastanza abbondante, e poi con altre clip che avevo portato su questo film avevo già parlato un po' di esso. Beh sì, insomma, ulteriori dettagli a riguardo arriveranno con future clip, future top 5 e via dicendo. Io direi a questo punto che mi fermo qui, that's all folks, come direbbero i Looney Tunes stessi. Ci vediamo a prestissimo con tantissimi nuovi video, e a proposito, ci vediamo ad aprile con tantissimi nuovi video. Ciao, fate i bravi, mi raccomando, mua, e statemi bene. E buona Pasqua a tutti quanti! Buone uova di cioccolato, colomba, agnello arrosto, pasqualina, i chili in più. Buone sorprese dentro all'ovetto, che molto probabilmente saranno dei semplici portachiavi. Insomma, buon tutto questo. Buona Pasqua a tutti, that's all folks. Ci vediamo ad aprile! L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Beh, festeggiare Pasqua con questa bella sorpresa e chiudere il mese con questa bella sorpresa certamente mi fa molto, ma molto piacere. No doubt about that. Facciamo una partitina uno contro uno, bambola? Bambola? D'accordo, in campo. Bugs! Ti seguo. Ti petto caliente. Mica male, eh?
Sei pronto? Sì. Non passi. Quella ragazza ha del talento. Che classe, è pazza? Sì. Non chiamarmi mai più bambola. Ricevuto. Ciao, mi ha fatto piacere giocare con voi. Bella figura. Don't ever call me doll.